Badate, fate come i vostri conti. Siamo qui per all'occasione dell'uscita di questo libro, non avrei detto lunedì su due, senza le parentesi, perché non c'era proprio l'inciso, ci abbiamo ragionato per un po', che è la prima raccolta di un paio d'anni scarsi del tuo blog, Michele, più una sostanziosa porzione di inedito. Ora, nota dell'editore, all'inizio ho detto va bene la raccolta del blog, va bene l'inedito. Poi è arrivato questo inedito, neanche in tante rate, perché l'hai mandato in un paio di blocchi, in realtà avevi le idee molto chiare, ce ne avevi parlato un po', però è arrivato, per dire, quando ci fu un polpo alla gola, Michele ogni decina di giorni mandava un tot di tavole alla mia casella email, quindi per me era lunedì più volte che per voi, e infatti diventava una carogna, perché dicevo, ghignavo gli altri, zero calcare, sì, ce la mandi? No, prima lo leggo io, delle lotte al coltello. E queste 40 rotte pagine a colori in questo libro sono in realtà una porzione molto intima della tua esperienza personale, mentre le storie del blog a volte toccano cose universali o quasi, ma non per forza personali. Domanda di rito, a che punto hai deciso di raccontare qualche cosa di così personale all'occasione di questa raccolta? Io di solito quando faccio queste cose all'inizio mi impiccio, dopo un po' mi sciolgo. Sta cosa del palco rialzato probabilmente renderà un po' più lunga l'operazione di scioglimento, quindi farfuglierò un po' all'inizio delle risposte. Io inizialmente in realtà, come poi avevo anche detto, mi sa che avevo pure scritto qualche parte, eccetera, quando avevo deciso di fare la raccolta del blog, avevo pensato di mettere come inediti tutta una serie di storielle che fossero un po' a corredo delle storie del blog, tipo compendio, che ne so, se ci stavano il 24 dicembre io ho fatto la storia sulle 7 cose che mi facevano rosicare del Natale, una di quelle era il fatto di dover sorridere quando mi facevano un regalo di merda. E una delle storie che pensavo che ci aveva senso mettere tra gli inediti era per esempio raccontare il fatto che il 24 sera quando stavo lasciando mia madre, ovviamente tutti i miei parenti, la prima cosa che guardavano quando mi davano un regalo era si studiavano i miei microespressioni facciali per capire se stavo recitando o meno quando li ringraziavo, eccetera. Poi in realtà mi sono reso conto nel corso dei mesi successivi che questa roba non ho ancora dato una risposta che ho mandato giù a memoria per dirla, quindi è un po' confusa. Che esisteva una lettura del mio blog che in qualche modo in cui non mi riconoscevo tantissimo, nel senso che c'era. Questa cosa è uscita in maniera un po' macroscopica quando poi è uscito un articolo di giornale che in qualche modo ne parlava e parlava di quello che facevo sul blog, ma in generale quei fumetti, eccetera, eccetera. Ed era un modo di leggere il blog come una specie di manifesto generazionale, che è chiaramente semplificazione giornalistica che uno per velocità, insomma, per vari motivi uno gli dà quel valore lì, e se uno dà ovviamente a quel blog un valore di manifesto generazionale, ne esce una generazione dei deficienti sostanzialmente, ma non, nel senso che perché sembra che uno ha come massimo problema quello del pancake che è finito, del piumino che non riesce a infilare, che sono assolutamente dei problemi che attanagliano la mia vita, che però nel senso non so effettivamente tutta la mia vita. Io nel blog ho deciso anche di selezionare delle cose specifiche da raccontare, cioè pure delle cose con un taglio leggero, perché non mandava in quello spazio di metterci delle cose con un taglio diverso, lo faccio in altri supporti, in altri spazi, eccetera. E invece lì volevo che ci fosse quello. Nel momento in cui quella roba lì diventa invece il riassunto di una generazione, sembra un po' la specie del manifesto dei bamboccioni o l'apologia del disimpegno, eccetera, che è una roba in cui io in qualche modo non è che mi riconoscevo tanto. Quindi quello che ho pensato che avesse senso a quel punto, nel momento in cui andavo a raccogliere tutte le storie messe insieme, era di provare a raccontare quello che era il contesto che stava sia prima del blog, dietro il blog, a margine di quello che racconto del blog, eccetera, che nello specifico è Mamma, ma devo quella evitare che c'è sensazione un tutta po' gente di 2 metri davanti. di smarrimento che mi ha accompagnato in realtà da quando sono uscito da scuola, quindi Faccio 12 anni fa circa, nel 2001 fino adesso, nel senso staccato. quella sensazione di non aver Perché fatto non un so, solo cioè. metro in avanti negli ultimi 12 anni, di aver battuto ogni Ci vuole volta con distanza. contratti di 6 mesi.
inizio mese, eccetera. E mo sembra così, sembra che è un pippone questa cosa. Invece no, ho cercato di raccontarlo comunque in maniera abbastanza leggera, eccetera, però di raccontare questo aspetto che invece sul blog non ci avevo mai avuto modo di trattare prima. Cioè. Qui poi lasciamo la falsa riga delle cose che abbiamo già detto in questo scambio, se no sembriamo due con la sceneggiatura. Capirete che l'intervento dell'editore su questo libro è stato ancora inferiore al solito. Ribadiamo che il massimo intervento fatto dal sottoscritto sul libro di Michele è stato dirgli questa frase, secondo me a Orte smettono di capirla, tu vicino. Comunque è solo una cosa che abbiamo provato anche qua. Beh, quanti di voi sanno dire in questo momento cosa vuol dire mandare bevuto? Vedo quattro mani. Prima di aver letto il blog, no. Ecco, prima di aver visto quella cosa sul blog, no. Quella è stata come reazione al fatto che l'ho pregato di cambiare quella frase. È vero, dai. Sei riuscito a infilarla comunque. Comunque, per dire, non c'era bisogno di fare dell'editing a questo libro, perché il blog lo conoscevate in moltissimi. E questa storia parlava di cose molto personali, e quando Michele parla di cose personali noi ci spostiamo, lasciamo raccontare. Il massimo contributo è stato scegliere la quarta di copertina, che contiene questa frase: a Genova pigliai gli schiaffi dalla forestale, prima nella storia era successo solo l'orso di Oggi. Secondo me riassumeva, e i miei colleghi sono stati d'accordo, molto bene, e la leggerezza di certe storie e il fatto che c'è un punto cardine nella tua crescita di consapevolezza come persona, che è il G8 di Genova del 2001. E quindi un altro pezzo che in realtà è inedito sulla carta è una certa storia in questo libro. Sì, in realtà poi quella storia è inedita sulla carta non in assoluto, nel senso che è una storia che ho fatto per il decennale del G8 di Genova, con un'operazione che si chiamava Io ricordo a fumetti, in cui ogni disegnatore e ogni fumettista veniva invitato a raccontare la propria esperienza del G8 di Genova, sia chi c'era stato a quel luogo, che era stata la sua esperienza lì a Genova, ma anche chi non ci stava, di provare a raccontare quella, come l'aveva vissuto, come stava al mare, come sentiva le notizie dalla radio, eccetera, eccetera. E in realtà per me quell'occasione lì è stata l'occasione di raccontare questa cosa, che io in realtà me l'ho tenuto per un sacco di tempo, che sapevamo soltanto io e gli altri due miei amici che avevamo vissuto questa cosa qui, perché chiaramente noi siamo ritornati a Genova con tutta una serie di racconti anche nella loro drammaticità, spesso anche però epici in qualche modo, eccetera. Noi avevamo questa esperienza poco edificante di essere stati menati effettivamente dalla forestale, che uno pensa che la forestale, almeno io pensavo che la forestale erano quelli che in qualche modo salvano gli scoiattoli, quindi cioè tra tutto lo studeresti tranne che all'ordine pubblico. E invece poi ho scoperto successivamente che in realtà la forestale c'è una storia che è anche diversa, perché la forestale negli anni 70 era quella che doveva fare la forza d'urto del golpe borghese, quindi in realtà comunque era un corpo marcio fin dall'inizio, e questa cosa la continua a ripetere da sempre. Forse il corpo borghese era zompato per via che si erano affidati comunque a una forza che non era proprio quella più indicata, però insomma c'era questa storia qua che trovavo che in qualche modo rappresentasse anche molto, cioè a me faceva ridere questa cosa raccontandola anni dopo. In realtà è anche molto indicativa di quello che era il clima di quei giorni, perché poi ti dà proprio il polso di quanto poi ci fosse quell'atmosfera di violenza che prendeva veramente tutti i corpi, anche quelli che non ti aspetteresti mai ricoprire quel ruolo in generale. E per me è stato un po' una cesura della mia vita, un po' un tornante, che tra l'altro è arrivato anche in un periodo che era di per sé un tornante della mia vita, perché era l'estate che io uscivo da scuola, l'estate che come affacciavo all'università, al mondo del lavoro, anche a tutta una serie di speranze, aspettative, eccetera, eccetera. E quello è un evento un po' simbolico, sia nello specifico di per sé, è stato proprio un punto di svolta nel mio rapporto con l'autorità, la società, un sacco di cose, eccetera, e più in generale quell'estate è stata proprio un po' un punto di svolta per la mia vita, insomma. Sentitevi liberi di fare domande sul serio, perché questo è il punto in cui noi cominciamo a dirci delle cose che sappiamo e l'esame comincia per voi, anche perché comunque dire, nessuno fa mai domande alle presentazioni, e poi quando ti mancano te ne scrivo per email, e se ne rispondono mezz'ora rosicano. Abbiamo anche scoperto questa tattica, che se diciamo va bene allora l'incontro è finito e ci alziamo, voi avete delle domande, però non ricorreremo a queste bassezze. Però siccome il libro non si baldona di un sacco di cose, sicuramente avete delle... C'è una domanda? Vai, abbiamo finito la frase. Sono col ghiaccio, questo è fatto rialzato. Se poi ci mettiamo in piedi davanti a te. No, no,
Vabbè, no, una domanda che non c'entra molto, mi chiedevo se... Sì, ok. Se la storia di Denver continuerà mai. Tanto mi chiedo. Allora, se potete rispondere in maniera più breve, probabilmente no. Nel senso che io ce l'ho in testa come finisce quel ragazzo di storia, però mi sono reso conto che già non riuscivo a stare presso a una storia a settimana. Poi con difficoltà a una storia ogni due, non so che cazzo mi è venuto in mente di pensare di farne un'altra in aggiunta, eccetera. Quindi io, a parte che tutta la metafora di quello che c'era ormai è datata, perché di un anno fa sono successe così tante cose, mi immagino che... Però non lo so, magari... giorno, una settimana che non c'è più un cazzo a fare, la finisco. Quindi mai. Hai anche appena detto che ti basterebbe una settimana libera per finirla, lui a questo punto comincia a somatizzare. Ma capito, se sapessi le mie giornate comunque. Oggi è stato, mi è molto piaciuto quel pezzo che è uscito sul Corriere di Milano per parlare di questo incontro di questa sera, e alla fine il giornalista mi chiede: raccontaci la tua giornata tipo, e tu hai detto vado a braccio. Beh, oggi ho disegnato, da ieri ho disegnato due magliette, un'illustrazione e una copertina per un libro, e c'era un'altra cosa. Questa è la mia tipica giornata di pausa. E mi sa che è così. Sì, questa era, cioè, nel senso, la mia giornata. In realtà io ho fatto l'esempio di due lunedì fa, in cui sostanzialmente dalla mattina alla sera avevo la maglietta per il raduno nazionale delle palestre popolari, la maglietta per i 10 anni di occupazione del porto fluviale, la maglietta per l'occupazione del centro sociale di Schio, una copertina per un libro, 8 vignette, ma non tutte 8, 4 vignette per un altro libro e un altro paio di cose che in questo momento mi sfuggono, e questa era in pausa perché stavo comunque già in pausa dalle storie del blog e stavo ancora temporeggiando prima del libro nuovo, eccetera, quindi questa qua era la mia giornata media. Tu non dovresti mai dire alla gente che sei in pausa, perché si allargano un po' tempo. Sì, infatti vi brucio io una domanda, perché sennò a Napoli Comic Con c'era l'anteprima di questo libro e avevamo nascosto, nel nostro stand era interrotto da una spiegabile colonna di cemento che noi abbiamo messo a buon uso con pragmatismo Bauhaus. Dietro c'era un foglio che, se la gente avesse ironizzato sul titolo del libro e il fatto che non stava mantenendo la promessa di un lunedì su due per la storia, alla centesima croce sul foglio prendevamo pizza in faccia al centesimo, spiegandogli poi con grandi congratulazioni che era un onore al centesimo cliente. In realtà devo dire si sono fermate a 4 in 4 giorni di assedio, quindi sono stati buoni. Perché siete buoni anche voi, vi brucio la domanda più in assoluto, la top, che è: come è cambiata la tua vita? È una cosa che non capiamo, perché cioè arrivasse con 10 anelli d'oro e la Bentley e vestito come un rapper arricchito, e poi dovrebbe anche rispondere: non so di cosa stai parlando. Ma la verità è che lo dici sempre, lo diciamo anche prima, c'hai un sacco più di mail di prima. Essenzialmente, perché la gente pensa che coi fumetti uno diventa Robbie Williams, cioè nel senso comunque non è questa la realtà del fumetto in Italia. Però sì, c'è soltanto una cifra di email di più a cui rispondere, poi per il caso, adesso vorrei una sola impressione: l'editore ci tiene a dire nessun autore di fumetti è stato affamato per questa dichiarazione, però allo stesso tempo è vero, non è una cosa da rockstar. Avete domande? Vi prego, fatele, ma non perché non sappiamo cosa dire, perché... bello interagire. La valutazione è sempre in corso, eh? Zero, mi riaggancio alla domanda che, cioè, alla risposta che hai appena dato. Cosa ne pensi della situazione del fumetto in Italia? Cosa ne pensi della situazione del fumetto in Italia? Penso in generale che... chi fa delle cose, fa delle cose molto fighe, nel senso penso che ci siano delle cose molto belle che si fanno, quindi molto divertente, molto bene, eccetera. Penso che in generale è un po' un hobby per ricchi, nel senso che poi, a meno di non incontrare veramente anche case editrici particolarmente oneste nel loro modo di lavorare, che ci abbiano il coraggio di investire su delle cose, eccetera, eccetera. In generale il fumetto in Italia è una roba, io faccio sempre l'esempio della profezia dell'armadillo, su cui comunque ci ho sprecato un bel po' di mesi per farla come libro. In realtà prima di farla in autoproduzione io l'avevo proposto a un editore, un paio di editori,
un particolare, non un editore particolarmente ricco, un editore medio, eccetera, che mi aveva proposto sostanzialmente per stamparlo come pagamento 500 euro e 20 copie del libro, che sono 20 copie, sono quelle che regali a zio, non così, e il 500 euro, nel senso per un lavoro dei vari mesi, eccetera, significa che tu o sei mantenuto dai genitori, oppure questa cosa la fai spalmandola su 10 anni nel tempo libero che hai su altri lavori che fai. E quindi questa cosa in generale penso che sia un po' necessariamente la grosso limite che c'è anche lo sviluppo del fumetto in parte, questa cosa qua. E poi penso che ci stanno delle storture anche da parte di chi disegna, nel senso questa era la parte, diciamo, dal punto di vista dell'editore, da parte di chi disegna ci sta un po' questa tendenza che sta anche molto... si trova nelle scuole dei fumetti, non so se gliela insegnano nelle scuole o se sono veramente le persone che la frequentano così, eccetera, che c'è l'idea che se tu fai i fumetti che te li spingi su internet. A me mi è arrivata un'email stamattina, due persone mi dicono: senti, ma noi vogliamo fare questo blog a fumetti, però ci dici come proteggerlo per evitare che qualcuno ci rubi l'idea o cose. C'è l'idea che se tu fai delle robe su internet, sui blog a fumetti, eccetera, in qualche modo la stai facendo gratis, la stai regalando, stai rischiando che qualcuno te la rubi, eccetera. E viceversa, invece, se tu fai una cosa gratis per un editore, con l'idea che invece la ti mandi in edicola, quella è la vetrina, eccetera, allora lì stai facendo in qualche modo un investimento su di te. In realtà poi ci saranno mille sfumature in mezzo. Per la mia esperienza è esattamente il contrario, però, nel senso che in verità quello che tu fai gratis per un editore che poi lo usa a livello commerciale è una cosa che tu là gli stai veramente regalando il lavoro, e tra l'altro stai anche creando tutta una situazione per cui poi quando tu vuoi soldi, arrivederci e grazie, ci sta una fila dietro di persone che lo fa gratis. Nel momento in cui invece tu le cose le fai su internet per te stesso, dandogli te le tue scadenze, te i tuoi temi, te la maniera in cui vuoi proporre i tuoi contenuti, eccetera, lì stai facendo una vetrina veramente tua in cui puoi comunicare quello che ti pare. E poi sta roba che la gente deruba le idee, io lo faccio per esempio, però penso che siamo le pochi e comunque non lo faccio al ragazzino sconosciuto, lo vado a fare sconosciuti finlandesi, tipo. Però nel senso è un po' una leggenda metropolitana, non è che il finlandese a cui rubo l'idea sarà penalizzato dal fatto che io l'ho rubata. Insomma, in generale il modo migliore per proteggere le proprie cose è farle, spingersele e essere indissolubilmente legati a quello che fai, nel senso che poi quando tu sei, la tua identità è legata a un prodotto, poi se qualcuno te lo copia sarà sempre la tua brutta cosa, insomma. Quindi niente, nel senso sono un po' questi i limiti, diciamo, che io ho visto poi in questi ultimi mesi, anni, che insomma ci sto un po' più in mezzo. Presto, fate un'altra domanda prima che dica, io dica, ammesso che tu abbia qualcosa da raccontare, e parta da lì. Domande, vi prego. Pistolotto da editore. Salve. Ho visto che ultimamente hai fatto qualche collaborazione con altri autori, soprattutto con Wired. Non so se c'è la possibilità di altri contatti così, e mi è piaciuto anche un po' lo scontro con Ortolani su Iron Man iniziale, che lui aveva risposto con le varie. Se c'è la possibilità anche di comunque intraprendere un quasi una raccolta epistolare con gli altri autori. Cosa vuol dire? Non so se si possono dire. Oltre a magari. Questa roba qua l'abbiamo fatta un botto per gioco, nel senso che poi una cosa figa che ti succede quando fai i blog a fumetti è che poi ti invitano a tipo alle proiezioni dei film, queste cose qua. E a me mi invitano sempre le cazzate, ovviamente, c'è gente che mi dà cose fighissime, eccetera, a me Iron Man, però di cui sono molto contento. E in realtà l'abbiamo iniziata un po' così per gioco, in realtà anche molto per pigrizia, perché sennò ognuno di noi doveva fare poi una recensione a fumetti, eccetera, eccetera, così invece col fatto che siamo in tre ci stecchiamo il lavoro. Però questa cosa in realtà, siccome ci ho divertito molto, ci piaceva fare queste cose qua insieme,
Credo che in realtà ci sia un progetto, non sto dicendo questa cosa vaga, perché non so se sono incognito io e non mi ricordo se poi questa cosa è mai stata formalizzata o no. Penso che ci sia un progetto di farlo con una cadenza addirittura mensile su una rivista, che non dirò perché magari in verità c'è un film, insomma, non so a che punto siamo con quella Aurora. E quindi di farla diventare una cosa un po' fissa questa collaborazione. Non c'è Ortolani in realtà, ma perché Ortolani è un ammiraglio che viaggia da solo, eccetera. Preso poi è molto buffo quando facciamo le cose insieme. Però sia Recchioni che Bevilacqua, quando piace invece, però non lascio. Noticina mentre pensate a un'altra domanda. Questa cosa non mi ricordo, se non era diplomazia. Di tanto in tanto capita che lui ci dica: ah, tra 36 ore sono a questo centro sociale e non hanno i libri. E lui lo dice per cortesia per noi, come dire, magari li volete vendere. La verità è che vogliamo evitare a te, responsabili, il linciaggio per quelli che vanno a incontrare un autore di fumetti e che strano, vogliono i suoi fumetti. C'è una stanza nel nostro ufficio foderata di scatole di libri suoi, abbiamo un corriere super caro e super veloce per evitare di queste problematiche. Per me la più notoria fu quel simpaticissimo ragazzo di Palermo che ti aveva invitato alla facoltà di lettere e disse: mi mandate 10 e 10 dei libri, guarda, fidati, prendine 50-50, ma non li posso pagare, non devi pagarli, devi solo rimandarli se restano, se non restano. Quando andò lì, il giorno dopo gli chiedemmo come è andata la presentazione a Palermo e hanno dovuto liberare l'aula magna di lettere e filosofia. Ogni volta lui sta attaccando questo germe, anche in azienda. Stasera in Piazza Piemonte non ci sarà nessuno. Era Caterina, l'ufficio stampa è responsabile dei venti. No, non ci sarà nessuno. E tu devi stare zitto, perché sennò una volta che la chiami, ma sarà piena la sala, perché una volta sarà vuota ovviamente per lui. Però c'è questa cosa del no. Dai, vuoi dire, mi fai sempre incazzare quando fai no, quando tutto questo finirà io mi sto tenendo le ripetizioni. È vero, non è uno sketch. Oh, mi invia 190 a settimana quando tutto questo finirà, se finisce entro un anno. Va bene, sì, facciamo così. Tanto non ci vieni, la sola cosa che non fai quando ci vediamo è venire a cena. Sono contentissimo. Dai, fatela la domanda su Blanca, so che ce l'avete in canto. Non è proprio su Blanca, ma tanto ne so già abbastanza dal blog. A parte i Cavalieri dello Zodiaco, che sempre si è annullati, ma c'è qualche altro cartone, fumetto a cui sei rimasto particolarmente affezionato, che ti ha ispirato, che ti ha messo sulla strada del fare un fumetto, insomma, in generale? O te la sei proprio studiata a te? Che ne so, cose di cui io mi sono innamorato di quasi tutti i cartoni che ho visto in mia pure, nel senso che da Cani il Guerriero, i Dinosaurs, cioè tutta roba con cui stavo in fissa, di cose che mi hanno proprio stimolato a fare i fumetti, in realtà sono un po' meno, cioè se tu vuoi sapere le cose che con cui sto in fissa, sono i grossi nomi mainstream, eccetera, che mi piacciono un sacco. Le cose che mi hanno fatto proprio reinnamorare dei fumetti e mi hanno ridato voglia di raccontarli, invece penso che siano quello che mi ha cominciato a farli fare intorno ai 18 anni, così è stato Tank Girl di Jamie Hewlett, quello che fa le grafiche Gorillaz, eccetera. E poi quello che mi ha dato invece la voglia di mettermi a raccontare delle storie un po' più personali sono stati tre fumetti sostanzialmente, che sono stati La mia vita disegnata male di Gibi, Lo scontro quotidiano di Manuel Arsenet e I Kill Giants, cioè di io tutte le volte faccio sta figura Kelly e Nimura. Che sono proprio i tre fumetti che mi hanno proprio ridato voglia di raccontare le storie quotidiane. Io vi dico, compratevi, nel senso, se non mi piacciono vi do il cambio dei miei vecchi X-Men che stanno a casa di madre, però sì, sono quelli là. Però non sai di Blanca, credimi, ma non è che dovete chiederlo per forza. Dici di Blanca! Tu perché sei qua? Hai detto che non venivi. Inizia questa parte di interazione stretta. Quando alla fine scopriamo che conosciamo tutti, c'è pure in giacca. Vabbè, scusate. Mi piace molto quella cosa che voi, mi sto prendendo tempo per voi, voi fate quella cosa che dici della verifica che fai, lo so che la tiro fuori sempre, la verifica che fai di se una cosa era solo un tuo mito, perché finora ce l'hai detto uno solo, che tu hai messo in una storia e la gente ha detto te lo ricordi solo tu, che
che è il preside del signor, cioè che è il preside di Bezel School, ovvero il signor Beldings. Sì, no, però un sacco, io quando io volevo mettere una storia, per lui era una figura fondamentale della mia vita in realtà. Però l'ho messo in una storia, ho scorso un po' la rubrica del telefono per vedere se qualcuno se lo ricordava, non si ricordava nessuno a parte me, e quindi non ho mai trovato il suo momento lì. Però è importante che l'hai messo lo stesso. No, io non l'ho messo. Ne parliamo così tanto che do per scontato che sia. No. Beh, dici altri trombati eccellenti di persone e personaggi che erano perfetti per una storia per non hai messo. Allora. Per esempio io, nel senso, mille volte avrei voluto utilizzare i Dino Sorcerers e i Dino Riders, cioè, sì, però qualcuno li conosce. Sì, vai, vai. Però si desca, cioè, più mani che mandare bevuto, Cioè, più mani che mandare bevuto, però comunque come genere. Nel senso, io ho la memoria selettiva per le cazzate di quando ero ragazzino precisissima, quindi non so mai quanto. E non sono le teste, sì. Siamo così tarati sulle stesse frequenze. Si vedono. Ciao a tutti. Volevo farti una domanda riguardo Blanca, così ci togliamo il pensiero. La mamma di Blanca legge il tuo blog e nel caso ti paga comunque. La mamma di Blanca, a parte pensare che oggi io stia malato a casa, legge, ha scoperto che io faccio i fumetti da un mese circa, nel senso, non so come, perché gli ha detto una sua clienta, mia mamma fa l'estetista, io non so come sia possibile che un suo cliente gli abbia detto, lo sai, è quello che fa ripetizione. No, tu non vuoi pensare che i clienti di quell'estetista leggano i tuoi fumetti. E soprattutto, ma come fa il cliente dell'estetista a sapere che quello che fa ripetizione al figlio dell'estetista? Io questa cosa non me la riesco a spiegare. Scusa, come faceva quella ragazza a sapere che quel signore in quel bar sulla Salaria che diceva mio figlio fumettista era tuo papà? Non lo so, infatti. Io mi devo dire questa cosa per questo scuola. Comunque la cosa si fa veramente interessante, perché Blanca diventerà parte delle vostre vite e probabilmente un giorno farà le serate in discoteca. Ero il bambino di Zero Calcare. Io pensavo di sembrare una tartaruga rovesciata mentre cercavo di tagliarmi questa fetta, non ci sono riuscito, sono fierissimo. Insomma, praticamente lei ha scoperto questa cosa e ha comprato entrambi i fumetti, non era ancora uscito Ogni Maledetto Lunedì su Due, ha comprato i due fumetti al figlio e non sapevano che c'era il blog. Lei in realtà non, giustamente, essendo fumetti per lei, sono una roba per ragazzini, quindi non li ha neanche sfogliati, li ha dati direttamente al figlio, e che anche lui non ha visto il blog. Poi io c'è stata questa conversazione che non capisco se era una conversazione spontanea o se stava tipo giocando al gatto col topo, perché lui mi fa un giorno, ma tu quindi le volte che non venivi è perché stavi a fare presentazioni? Io ho detto, sì, ho girato un sacco. Ma parli mai di me alle presentazioni? Ho detto, no, perché? No. E lui mi ha fatto, no, perché magari ogni tanto ti ho ispirato qualche storia. E ho detto, no. Però non capisco se sta qualcosa o no, perché in realtà ho scoperto che da un mese lui ha questi libri sul comodino e non li ha neanche sfogliati, e io dico, cazzo, ma se c'hai dei fumetti che, cioè io se c'avevo quello di fare ripetizioni, che fa dei fumetti dell'altro autobiografici, che mia madre mi compra e mi mette su, cioè almeno per curiosità, non li sfoglia, invece lui è proprio il deserto vegetale, cioè non so neanche che roba ci sta scritta dentro. Ora, non c'è neanche niente. Perché volevo che faceste questa domanda? Non perché è divertentissima la risposta, ma tu hai detto in passato, non ricordo se l'hai detto in modo che possano saperlo o ad altri incontri, che inizialmente Blanca erano due ragazzini, perché seguivi due ragazzini, poi uno hanno segato, l'altro invece ha passato bene francese, quindi si avvale ancora dei suoi servigi, però il fatto è che erano due, sono diventati uno. La madre è consapevole che questo estraneo che entra in casa fa fumetti, ora li ha comprati e lui è salvo per pigrizia per ora, perché ci sono quei libri là che... Quindi capite che è come un'immagine sdoppiata, che prima si ricompatta su una sola, prima o poi ci avrà la faccia un nome, è necessario. E quindi noi lo potremo finalmente usare, perché siccome lui ha girato tantissimo, soprattutto nella stagione di Un Polpo alla Gola, tutti dicevano, vi occupate voi del booking di Zero Calcare? E io dicevo, magari non è che ha fatto il Grande Fratello, è che lo chiamano a fare le presentazioni, che non fa gli eventi. Vabbè, un ragazzino che fa gli eventi... Anche perché tu dici sempre, altra domanda classica, brucio tutte le banali perché voglio che siate un pubblico con dei voti alti, ma i tuoi amici cosa dicono della loro rappresentazione nei fumetti? La risposta classica è, l'amico cinghiale dice che ci scopa dicendo che sta nei fumetti. Grande amico cinghiale. Non oso pensare, Blanca, quando arriverà in età, quanti anni ha Blanca adesso?
Sei nei guai. Sei tipo alla run 3, proprio sei nei guai completamente. Prima o poi lo scoprirà quel blog. Io mi riprendo la cosa dell'odio, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene. Vi abbiamo convinti che vale la pena fare domande? No. Noi possiamo continuare all'infinito. Possiamo dirvi, per esempio, che stiamo cominciando a lavorare insieme a una cosa nuova? Sempre le solite timide cosine che non gli diciamo veramente? Allora, una parte autobiografica, prima che autobiografica dall'altra parte. Tu, mesi fa, ci hai raccontato una cosa molto impegnativa, che diventerà un libro molto intenso. Solo che quando ce la racconti, non ne dico niente, cioè su questo abbiamo giurato che non viene fuori una parola finché non c'è il libro. Finché il libro non è un oggetto con una forma. Però ci ha raccontato delle cose personali, dicendo devo diluirle, cernitarle e trovare il modo di raccontarle attraverso gli occhi del mio alter ego. La mia testa stavo guidando, pensavo solo, come cazzo farà a raccontare tutto questo? Perché è una cosa, io la quarta frase, sui diciamo i nomi dei decaduti, ho detto qua c'è già un libro, mi sarei fermato lì, ed è andato avanti un'altra ora. Un po' di tempo fa, quando finiva le parti inedite di Ogni Maledetto Lunedì, ha detto, non riesco a farlo subito. E non era una questione solo del burnout, per troppi impegni e tutto, perché è una storia veramente da gestire, da potare perché cresca in certe direzioni, da tagliare perché non esordi in altre, quindi ci vorrà un sacco di tempo e sarà perlomeno per l'autunno dell'anno prossimo. Però, essendo lui uno che quando non ti può fare un disegno per scusarsi ti fa un disegno, per scusarsi che non fa il libro, gli è venuto un altro libro. Ma hai scoperto settimana scorsa, dopo che ha letto il tuo tweet, e si è messa a leggere tutto il blog, perché era a casa da sola, io ero a Barcellona, non sapevo che cazzo fare.